Forse il giorno più brutto della mia vita, no? Il primario di chirurgia entra nella mia stanza, si mette al fondo del letto e mi dice: "Lei è il signor Salviato?" "Sì." "Allora, adesso la trasferiamo a Torino per essere operato d'urgenza. La sua vita cambierà per sempre, non sarà mai più quella di prima e ci metterà non settimane, ma dei mesi a riprendersi." In quel momento entra la mia ragazza con la chitarra in mano, perché ne parlavamo qualche giorno prima, lei aveva deciso, per tirarmi su di morale, di regalarmela. Siamo qua con Mauro Salviato, studente del Guitar Sniper Club. Ciao David, ciao a tutti, io sono Mauro, sono nato nel 1980, faccio l'impiegato per portare il pane a casa e poi per vivere pratico e insegno karate, che è la mia passione più grande, ma diciamo al pari c'è anche insomma la musica e la chitarra, che poi è arrivata un po' da grande. Io ho cominciato a suonare che avevo 22 anni, nel 2002, un pallino che avevo un po' da tanto tempo. C'era una mia amica dell'università che mi diceva: "No, ma vedrai che se vuoi il tempo lo trovi." E in effetti poi è stato così, sempre da autodidatta. Ho cominciato con un corso di quelli che uscivano in edicola. Doveva essere un videocorso, però io non avevo le videocassette, era un librone alto così che mi aveva passato la mia ragazza, che adesso è diventata mia moglie. È interessante perché tu alla fine non sei partito giovanissimo, nel Esatto. senso perché di solito si pensa che, non so, già dopo i 16 anni è già tardi, no? Invece più di Beh, sì. 20 anni e comunque, insomma, i risultati tuoi sono ottimi, insomma, tu già ti diverti parecchio, insomma, con la chitarra perché riesci a fare delle cose molto interessanti. Alcune delle canzoni che mi avete visto pubblicare ultimamente, lui già le suona benissimo. Una cosa che sicuramente è mancata nel mio percorso da autodidatta fino a un certo punto è stata proprio il confronto con altri, non solo per forza con un maestro, ma anche con altre persone con cui scambiarsi conoscenze o con cui crescere comunque insieme, perché era una cosa che facevo per me, no? Nella mia cameretta, e ogni tanto alle grigliate mi divertivo, ma non ho mai avuto un gruppo, almeno in quella fase lì, ecco. Se manca la condivisione, poi scende anche la motivazione, effettivamente. Questa condivisione è arrivata con il tempo. Prima ho frequentato il forum di un sito che era frequentato proprio da chitarristi, diciamo, da grigliata. L'amicizia è diventata reale perché ci siamo un po' riuniti dalle varie parti d'Italia per fare qualche raduno chitarristico e mangereccio, insomma. Poi a me è sempre piaciuto molto anche il blues, il rock, la musica robusta, quindi. E com'è che hai approfondito quell'aspetto? Ma allora, io ho comprato la mia prima chitarra elettrica nel 2005, i tutorial che si vedevano in rete, c'era poco materiale, diciamo, a disposizione rispetto a quanto ce n'è adesso, ce n'è tantissimo. Ho cominciato chiaramente con materiale magari che ti stampavi, con i classici canzonieri. Diciamo che la voglia di approfondire questo aspetto qua, veramente la molla me l'ha data Stevie Ray Vaughan, che io ho scoperto da grande, perché in casa mia si è sempre ascoltata musica, però mio papà era del 39,
a lui piaceva Claudio Villa, quindi non proprio quel genere lì, ecco. E mia mamma ha sempre ascoltato un po' di tutto, però io che sono dell'80, essendo cresciuto negli anni 80, sentivo che mi piaceva la musica che sentivo nei film, non lo so, Ritorno al futuro, Arma letale, in cui c'è la colonna sonora di Eric Clapton. Anch'io per esempio avevo dei vinili dei miei genitori di Deep Purple, Genesis, però Stevie Ray è sempre stato, cioè non è mai stato mainstream in Italia, non è una cosa. No, in effetti no. Quando è che l'hai scoperto e come? Allora, io l'ho scoperto per caso praticamente grazie alla serie The Blues di Martin Scorsese, una serie di documentari, e questi documentari erano poi stati anche tradotti in una serie di colonne sonore, sono usciti una serie di CD che io pian piano mi sono preso, insomma, e c'era anche Stevie Ray Vaughan tra questi. Da lì mi ha proprio fulminato, è stato un colpo di fulmine. Dimmi un po', cos'è la cosa che ti ha fatto più dannare nel percorso tuo di chitarra, non solo nell'imparare all'inizio, ma in generale? Beh, gli ostacoli classici. Come ha detto Giulio nel primo episodio, il famigerato barré, quello tanto, tanto odiato da tutti. E poi diciamo che magari non è una cosa bellissima da dire questa, però uno degli, tra virgolette, ostacoli, perché non è che sia stato un ostacolo, ce l'ho proprio in casa, nel senso che mia moglie mi ha sempre sostenuto, mi ha anche fatto regali di questo tipo, eccetera. Però non le piace molto, non le piace moltissimo il suono della chitarra, specialmente della chitarra elettrica. Quindi non è che quando imbraccio la chitarra lei si mette lì ad ascoltarmi. Non ti fa le feste quando... No, esatto, è una cosa che diciamo, sopporta, va bene, ok, però non è che stia lì, insomma, così con la faccia sognante ad ascoltare tutte le canzoni che faccio. Alla fine dei conti è stato comunque un piccolo, tra virgolette, problema da affrontare, nel senso che nel corso degli anni ho dovuto un po' livellare questa cosa, cioè risolverla in modo da essere contento io di suonare, ma chiaramente non suonare a mezzanotte la chitarra, anche solo l'acustica, mentre magari la gente dorme. Non è che sono in un condominio, però la casa è piccola, nella stanza di fianco magari mia moglie dorme, e quindi sono un po' questi piccoli problemi della vita quotidiana. Un paio d'anni fa ci sono state un paio di svolte proprio importanti, perché faccio l'impiegato, quindi lavoro in ufficio, e avendo in ufficio la pausa abbastanza lunga, perché è un'ora e mezza, da mezzogiorno alle due, ho detto vabbè, ma allora mi porto dietro la chitarra e suonicchio un po', studio un po'. Una collega che si è trasferita in ufficio da noi a Torino, lei stava a Milano, poi è venuta a Torino perché si sarebbe sposata di lì a poco con suo marito e sarebbero venuti ad abitare a Torino, praticamente mi ha chiesto di suonare un pezzo al suo matrimonio, e io le ho detto ma sei sicura? Cioè io lo faccio volentieri, però te lo faccio sentire prima, perché non è che voglio rovinarti la festa. Io le ho proposto un paio di cose e lei mi ha detto no, suonami questo, era Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, che è un pezzo che a me è sempre piaciuto tantissimo, e quindi è stata un po', come dire, la scusa, la molla per studiarlo veramente bene. Questo è un passaggio interessante, perché è effettivamente così, spesso anche quando non ti senti pronto ma hai l'opportunità magari di fare qualcosa con un pubblico, o c'è qualcosa che devi preparare entro una tot data, solitamente i migliori progressi si fanno in quel piccolo periodo che precede la data. È sempre così. Anche per un gruppo è importantissimo non aspettare l'essere veramente perfetti, ma prendere già magari una data, perché tutti i gruppi vedono che alla fine, per preparare quella data, perché ovviamente hanno la strizza, alla fine diventano pronti anche se non lo vogliono, quindi... Sì, infatti, in un modo o nell'altro ci si deve buttare. Quindi è sempre una strategia interessante questa per fare balzi in avanti, e quindi per te questo è stato importante, immagino, perché ti sei fatto il mazzo, giustamente. Assolutamente, perché ci tenevo, insomma, a non rovinare subito, dopo 2 ore, il matrimonio.
che poi ci fossero ancora liti a causa mia, ecco. Avevi un matrimonio di altri sulle spalle. Sì, esatto. La mia collega, voglio dire, poi è diventata un'amica, insomma, è stata Quindi hai suonato contentissima. bene, cioè, perché sennò non diventava amica. No, vabbè, ma infatti, guarda, io il video della performance ce l'ho ancora, ogni tanto lo ascolto, dico, vabbè, ok, però noi tendiamo sempre a essere un po' critici con noi stessi, a sentire sempre più i difetti che non le Sì, poi cose comunque buone. immagino che in un momento così felice per lei di sicuro non è che ti andava a dire, qua potevi fare il bending un po'. Un'altra, diciamo, situazione che io con altri amici portiamo avanti per tutto l'anno, il culmine è il 31 dicembre, in un gruppo di persone che parte dal mio padrino di battesimo, sua moglie, che sono persone vulcaniche che hanno sempre idee, sempre modi nuovi per coinvolgere le persone, per fare gruppo, eccetera. Ci siamo inventati un capodanno alternativo. E noi praticamente alle 10 di mattina prendiamo la chitarra, un gruppo variabile dalle 7, 8 alle 10, 15 persone. Andiamo nelle case dei nostri amici, parenti, magari specialmente persone anziane che non si possono muovere, a fargli gli auguri di Capodanno. Dai, che bello. E quindi e questa cosa si conclude solo a tarda notte del 1º gennaio. Quindi ci prepariamo tutto l'anno, in realtà ci prepariamo, ci troviamo, suoniamo qualcosa, cantiamo qualcosa e mangiamo perché alla fine poi. Però, nel senso, per me è sempre stata fondamentale, cioè la musica, la chitarra è anche sempre stata un fattore aggregante, ecco. È sempre importante avere queste piccole, anche grandi soddisfazioni, dopo magari essersi fatti il mazzo, quindi se potete dire di sì a opportunità del genere, come ha fatto Mauro, è sicuramente un tassello che vi dà una bella spinta in più dopo. E quindi magari lasciarsi andare, provare ogni tanto a cogliere certe opportunità, smollatevi, insomma. Poi bella questa cosa, anche perché mette insieme tante cose, perché c'hai la soddisfazione di fare delle cose belle per qualcuno, hai la soddisfazione che stai suonando, che hai lavorato tutto l'anno per preparare quella giornata lì, insomma, c'è tanta roba, bello, bello. Sì, è una cosa che dà tanta soddisfazione. E, diciamo che essendo un gruppo grande ed essendo che andiamo principalmente da persone che magari hanno una certa età, si fa un certo tipo di musica che può essere, non so, dai canti popolari come lo spazzacamino a, che ne so, Finché la barca va, generi un po' diversi da quelli che magari suonerei io da solo, ecco. Quindi è interessante da un certo punto di vista, no? Studiare queste cose qua. E dall'altra comunque ti lascia la voglia di fare altro, ecco. Sì. Bellissimo perché, cioè, io per esempio queste cose non le so di te, no? Però è bellissimo perché, cioè, io ho intervistato un sacco di chitarristi famosi. Adesso che sto cominciando a intervistare gli studenti, quasi vengono fuori cose più belle, capito? Di quando. Premetto una cosa, Mauro è veramente tra gli esempi che io faccio sempre i complimenti a Mauro per veramente come porta Troppo avanti buono. il suo percorso all'interno del Guitar Snapper Club, perché è uno di quelli che veramente martella, super impegno e costanza, è proprio il suo motto. Ed effettivamente la cosa bella è che oltre all'impegno e alla costanza, cioè i risultati si vedono, quindi effettivamente è veramente l'esempio perfetto anche per chi è già dentro il Guitar Snapper Club e lo vede crescere in quel modo, è fenomenale. E comunque, chiusa questa parentesi perché sennò poi mi dimenticavo. Ho già cominciato, insomma, anni fa, dal 2005, quando ho preso la mia prima chitarra elettrica, a cercare un po' di imitare i miei idoli, no? Quindi studiarmi le tab che trovavo in rete, vedere cosa potevo fare. Con il fatto che comunque la chitarra elettrica o te la suoni in cuffia, o fa troppo casino per essere suonata dalle 11 di sera quando io ho tempo di farlo.
Allora ho cominciato ad attrezzarmi in tal senso e lì c'è stata un'altra piccola svolta, nel senso che attraverso un plugin della Vox semplicissimo io sono riuscito insomma a dedicarmi allo suonare in cuffia senza rompere le scatole a chi mi stava vicino. Se il digitale ti aiuta a avere più motivazione a suonare di più e ti fa venire più voglia, avevi preso anche l'Ampero forse prima? Sì, l'Ampero è recentissimo, nel senso che è stato, ecco, questo è il regalo di mia moglie ad esempio, di Natale. Sì, Non so se sia un bene o un male, cioè nel senso probabilmente tua moglie ha detto Tom metti le cuffie o... Ma no, probabilmente probabilmente ha visto che siccome quando sono prendere due cuffia... piccioni con una fava, giustamente, cioè ha detto non solo ti alimento la tua passione, ma non ti sento più. Esatto, è proprio così. Sì, infatti è stata molto furba, molto intelligente. Durante il lockdown mi sono messo a studiare magari cose che avevo lasciato un po' nel cassetto, classica Hotel California degli Eagles, non so, Comfortably Numb. E poi c'è stata sempre un'iniziativa di un gruppo Facebook in cui il mese di maggio era dedicato ai pezzi rock. Quindi ho detto, dai, allora facciamo una cosa che ho sempre voluto fare da tanto, cioè studiarmi bene Back in Black degli AC/DC, proprio tutto l'album. Nel corso del mese di maggio cerco di tirare fuori tutta la parte ritmica di tutti i pezzi. Quindi sono partito traccia 1, traccia 2, traccia 3, fino alla 10, tutta la ritmica di Back in Black, mi sono messo lì con la mia diavoletta. A fine maggio ho portato a termine, insomma, questo piccolo lavoretto, diciamo così. Come premio, diciamo, ho deciso di mettere legna nel camino, no? E quindi alimentare ancora un pochino questa passione. Visto che ho fatto questo passo, allora mi premio regalandomi un corso. Ho fatto un setup alla chitarra che lo aspettava da tanto tempo e quindi mi sono un po' guardato in giro. E tra l'altro il Guitar Sniper Club io me lo ricordavo da un videosaggio che tu avevi pubblicato qualche tempo prima. Ho detto, oh, va bene, dai, facciamolo. Me lo posso permettere fortunatamente, perché la situazione economica non è delle migliori, ma fortunatamente io sono riuscito a fare insomma un po' di cassa integrazione. E io lavoro nelle spedizioni, quindi è un settore che è stato leggermente in crisi, ma in realtà in certi mesi ha tirato tantissimo. Quindi lo stipendio è sempre arrivato a casa, nonostante non sia una spesa pazzesca quella del Guitar Sniper Club, anzi, per quello che offre, secondo me è veramente una cosa, cioè, quasi sproporzionata, diciamo. Grazie, fa piacere. Niente, quindi appunto ho detto, dai, vediamo se riusciamo a migliorare, ad approfondire questi aspetti che non ho mai studiato davvero, come fare un bending, come affrontare bene una ritmica particolare, piuttosto che, non so, le sestine a 95 bpm, piuttosto che... Mi sono lanciato in questa avventura e ho fatto una promessa a me stesso di impegnarmi davvero. Io non ho mai avuto un maestro. Ho detto, Mauro, la prima volta che hai un maestro, approfittane, cerca di imparare il più possibile. Sicuramente, insomma, il mio percorso nelle arti marziali mi ha aiutato, e nello sport in generale mi ha aiutato la disciplina, ad avere un buon metodo, una buona costanza, una buona disciplina, questo sì. E tra l'altro, una delle cose che dicevi all'inizio, sul fatto di condividere la passione con qualcun altro, effettivamente anche il Guitar Sniper Club forse ti ha aiutato in questo, perché una delle cose più belle di quel club è proprio che vi date man forte anche tra studenti, giusto? Sì, assolutamente. Una grande mano arriva dagli altri studenti, ma sia a livello di incoraggiamento che proprio a livello di consigli pratici, perché il fatto di studiare tutti la stessa cosa, esatto, ti mette in condizione di confrontarti su determinati aspetti. Ah, io ho questo passaggio, preferisco farlo così, preferisco mettere la mano così, oppure per arrivare a farlo così il mio percorso è questo, il mio percorso è quello. Magari ti dà degli spunti, delle idee a cui tu non avevi pensato, quindi è utilissimo. Sì, poi quando vedo i video degli altri io dico, ma guarda che bravo, cioè vedo sempre tutte le cose. Anche uno stimolo, sì. Positivo.
positive della, degli altri. Ecco, questa è una di quelle storie legate a mia moglie, che sono insomma quelle cose che ti fanno dire ok, non sei, ma non la mia fan numero uno, perché lei è la mia fan numero uno, però non ti interessa tantissimo, ecco, la musica che faccio, però mi sostieni. E quindi praticamente io sono una replica di una Gibson SG. La marca è la Stag. Parlando con un liutaio dalle mie parti, la Stag è un'azienda belga che produceva, adesso non mi ricordo se in Indonesia, e lui dice che facevano strumenti di una buona fattura, soprattutto i legni, fino al, non mi ricordo che anno, 2008-2009, in cui c'è stato un incendio in questo stabilimento di produzione, e quindi poi da lì si è perso. Questa chitarra è del 2006, per me ha un valore affettivo pazzesco. Perché? Perché io nel 2006 ho avuto un evento che mi ha proprio cambiato la vita, perché ho scoperto di essere affetto da una malattia che si chiama rettocolite ulcerosa, che è una malattia infiammatoria intestinale cronica. Tanti magari conoscono il morbo di Crohn, che è una malattia molto, molto simile, fanno parte della stessa famiglia. E comunque, insomma, è una malattia che ti dà grossi disagi a livello di digestione e a livello di gestione della vita quotidiana. A me ha colpito in maniera molto, molto violenta, e diciamo dopo un mese da quando ho saputo di essere affetto da questa malattia, sono stato ricoverato perché non riuscivo a mangiare tanto, ho perso tanto peso, mi sono disidratato e quindi ero in ospedale aspettando che i medici capissero un po' come far quadrare la situazione, come curarmi. Se non sbaglio era il 20 di luglio del 2006, uno dei giorni, forse il giorno più brutto della mia vita, non lo so, in cui il primario di chirurgia entra nella mia stanza, si mette al fondo del letto, mi dice: lei è il signor Salviato? Sì. Allora, adesso la trasferiamo a Torino per essere operato d'urgenza, la sua vita cambierà per sempre, non sarà mai più quella di prima, e ci metterà non settimane ma dei mesi a riprendersi, e se ne va. Sì, con un grande tatto. C'eravamo io e mio papà in stanza, abbracciati, che piangevamo come delle fontane. In quel momento entra la mia ragazza con la chitarra in mano, perché ne parlavamo qualche giorno prima. Lei aveva deciso, per tirarmi su di morale, di regalarmela. Quindi questa chitarra è legata a questo caso, evento proprio, che ha avuto, cioè, il giorno, il momento, nello stesso momento, cioè poco dopo. Sì, praticamente quando il primario di chirurgia è uscito dalla stanza, è entrata lei, che ci ha visti tristissimi e non capiva cosa stava succedendo. E quindi diciamo che, a onor del vero, devo dire che la profezia del chirurgo non è stata così sbagliata, perché ho fatto un percorso che è durato diversi anni, prima con terapie farmacologiche anche pesanti, che però appena andavo a ridurre non bastavano più, e quindi il problema si faceva di nuovo presente, e quindi sono poi effettivamente stato operato. Ho avuto nel corso degli anni 4 operazioni, in cui praticamente mi hanno squartato come un bue. E quindi non è stato facile né a livello fisico riprendermi, e chiaramente anche a livello psicologico un po' di segni te li lascia, perché devi riadattare un po' tutta la tua vita a quella che è la condizione, che ti ribalta un po' completamente tutto quello che avevi fatto prima. Il modo, insomma, di vivere, le abitudini, come ti organizzi, tutto. Esatto, e quindi sai, ci sono stati dei momenti abbastanza tosti, ma altrettanti anche comunque molto interessanti, e che mi hanno fatto vedere invece
quanto conta avere delle persone vicino e quanto conta avere un po' dei punti fissi, come è stato il karate, perché io quando non ero in un letto di ospedale, appena potevo, ero in piedi in palestra, che se non potevo allenarmi comunque davo una mano al mio maestro. E anche la chitarra, perché in tante giornate di convalescenza è stata una compagna con cui quasi mi sono confidato, diciamo. Sì, io ci convivo bene, fortunatamente sono molte di più le cose che posso fare di quelle che non posso fare. Tant'è vero che io continuo a fare karate con i miei adattamenti, nel senso che è un problema se prendo dei colpi all'addome, quindi combattere non posso combattere, posso fare tutta una serie di altre cose, ma questa cosa torna comoda anche con i miei allievi, perché quando facciamo dei combattimenti dico: voi non potete toccarmi, ma io sì. È un quindi c'è scorretto. Esatto, sì, me ne approfitto un po'. Che però... poi è una cosa che, sai, una sedia a rotelle la vedi immediatamente. Esatto, sì. Il mio stupore era, nel senso, bello che io non me ne sono mai accorto, pur vedendoti spesso, insomma. Sì, infatti, come dire, fa parte della vita di tutti i giorni. Ho le mie abitudini, magari cambia un pochino qualcosina nell'alimentazione o in, non lo so, nell'organizzare la giornata di tutti i giorni, ecco. Però poi, detto questo, insomma, fortunatamente si riesce a vivere bene, meno male, perché 100 anni fa sarebbe stato sicuramente diverso, ecco. Per fortuna, insomma, la medicina fa passi da gigante. E se dovessi dare un consiglio a chi inizia a suonare la chitarra o chi ha le prime armi? Sicuramente un consiglio che posso dare a chi comincia, come scrivo spesso nel gruppo dello Sniper Club, è di avere la giusta dose di ignoranza, quella che io chiamo ignoranza, nel senso, come dicevi tu prima, non avere paura di buttarsi, perché comunque... Ti può portare solo cose positive il fatto di buttarti, anche perché nessuno pensa di andare a suonare a San Siro dopo che hai imparato il mi e il la, cioè, non è così, cioè buttarsi chiaramente in modo proporzionale a quelle che sono le tue conoscenze. Anche solo di dire: ah, ti faccio sentire una cosa che ho appena imparato. Perché no? Nel senso, è importante. Ecco, questa cosa qua secondo me è importante. La società in cui viviamo ci chiede sempre di essere al top, di essere perfetti. Però allo stesso tempo ci chiede di saper fare tante cose contemporaneamente. Io che sono un fan dei proverbi, della saggezza popolare, mi ricordo che presto e bene non vanno insieme. Quindi, sì. come ha detto anche Giulio nell'intervista precedente, bisogna darsi il tempo di imparare, bisogna... sapersi, come dire, accettare gli errori, anche perché gli errori sono, come dico sempre ai miei ragazzi, sono quelli che ci servono per imparare come fare bene. Se noi non sbagliamo mai, secondo me impariamo meno rispetto a uno che fa più errori, perché l'errore ti fa capire la strategia che puoi adottare per fare la cosa giusta poi. Sì, sono d'accordo. Ma a proposito, adesso mi è venuto in mente, dato che appunto tu insegni anche, giusto? Cioè insegni karate. Com'è che insegni la disciplina? Cioè, se dovessi insegnare con i dettami del karate la disciplina a un chitarrista che sta iniziando a suonare, cioè per avere la costanza che... Bellissimo, guarda, questa qua è una cosa bellissima. Nel karate c'è una serie di, si chiamano 20 precetti. Del maestro Funakoshi, che è identificato come il papà del karate moderno, cioè colui che ha portato il karate a fine 800, inizio 900 da Okinawa al Giappone. E c'è un libro che si intitola proprio I 20 principi del karate,
Quindi intanto che secondo me è un libro bellissimo al di là del karate, perché ti dà proprio delle regole di vita. E una di queste è: il karate è come l'acqua calda, occorre riscaldarla continuamente oppure si raffredda. E quindi, cioè, cosa ci dice questa cosa? Che poco ogni giorno, ma costantemente ci aiuta a mantenere un livello, che è una cosa che dici sempre anche tu. Sì, esatto. È uno dei principi su cui veramente, secondo me, c'è da spendere un pochino più di attenzione, 10 minuti, 20 minuti al giorno, però costanti, in modo che il corpo si ricordi quello sì, che abbiamo fatto il giorno prima. Premettendo ovviamente che se studiate di più è meglio, però se Assolutamente. proprio non avete tempo, cioè trovate almeno quei pochi minuti da coprire quella mancanza di quel giorno, insomma. Sì, E va sì. bene, beh, direi che abbiamo detto tante cose utili. Ti ringrazio quindi, grazie Mauro. È stato un piacere. Salutiamo tutti gli strimpellari e ciao, alla prossima. Ciao a tutti, buone suonate.